Quindi possiamo anche cominciare. Intanto benvenuti a questo incontro, diciamo, di chiusura della mostra. Il programma del pomeriggio è abbastanza semplice. Facciamo questo incontro, questa chiacchierata, appunto il finissaggio della mostra di Franco Fontana. E poi chi ha piacere, naturalmente chi ha già il biglietto può tornare naturalmente a visitare la mostra, ci mancherebbe altro. Mentre invece per tutti gli altri magari ci si trova di sopra e chi ha piacere può fare un giro nella mostra con me e con Franco. Io, scusate, non mi sono presentato, sono Denis Curti e sono il curatore della mostra. Lasciamo accomodare. Prego, ci metto. Naturalmente siamo qui per ascoltare Franco. Io vorrei darvi alcune indicazioni generali. Questa mostra è il risultato di una collaborazione cominciata circa 2 anni fa con Franco. Abbiamo lavorato insieme sul suo archivio, sulla sua produzione e abbiamo deciso insieme di raccogliere questi 8 capitoli della mostra, che sono un po' il percorso più significativo, insomma più rappresentativo, più significativo dell'esperienza di Franco, che arriva alla fotografia dopo un'altra esperienza professionale, anche se molto, molto veloce, e quando arriva in qualche modo è una presenza che subito si fa notare. Quello che mi piace sottolineare, diciamo, del lavoro di Franco è che Franco Fontana sceglie di lavorare subito a colori e con dei colori molto forti, facendo immediatamente del colore una scelta, una posizione. Proprio mi sta... questo qui è il osservatore romano che intitola che intitola questo articolo fatto 4 giorni fa l'eretico, perché quando io ho cominciato ho fatto colore ed era un eretico, perché la fotografia era solamente in bianco e nero, eretico tra virgolette chiaramente, no? Difatti l'articolo è molto bello. Sì, appunto, devo dire che qua in questo caso Gaetano Mallini, il giornalista dell'Osservatore Romano, coglie immediatamente questa presa di posizione di Franco Fontana, che, diciamo, anche per non nascondere le cose, viene anche guardato un po' con sospetto, perché la fotografia a colore in quegli anni è la fotografia praticata dai fotomatori principalmente, quindi una fotografia che può apparire superficiale, che può apparire assolutamente facile, no? In realtà io credo che, guardando la mostra, guardando il libro che abbiamo messo insieme, ma questo sarete voi a giudicarlo e a darci le conferme, forse anche con la proiezione delle fotografie che noi vi proporremo, che Franco vi proporrà con dei brevi commenti, vi dà immediatamente l'idea di come Franco abbia questa consapevolezza della visione fotografica. Questo significa che Fontana sa che alcune delle, direi quasi tutte, delle immagini che ci propone non esistono nella realtà, ma vengono trasformate dalla sua visione, da questa presa di coscienza anche nei confronti del colore. In un periodo, e questo io vi prego di guardarlo con attenzione, guardate le didascalie, guardate gli anni in cui sono realizzate queste immagini, perché vi renderete conto subito che non sono manipolate con Photoshop, non era ancora stato inventato. E quindi Franco, come dire, ha questa consapevolezza, questa conoscenza profonda del linguaggio fotografico,
della tecnica e della poesia e della storia dell'arte, della pittura e della scultura e trasforma la realtà. Cioè, voglio dire che quei paesaggi, quei colori, quelle simmetrie, quelle architetture che noi ripresentiamo in mostra, nella realtà non esistono. Esistono soltanto perché... Non esistono, cioè è quell'invisibile che io cerco di vedere visibile. Che è esattamente la frase che... Già esiste tutto, no? E il conto esprimere e il conto illustrare. Io cerco di esprimere, cioè di dare immaginazione a una verità più fantastica. Ecco, quindi adesso noi abbiamo, insomma, la mostra, poi qualcuno di voi l'ha già vista, altri la vedranno, magari la vediamo insieme, ed è davvero importante cercare di guardare, oltre alle immagini, appunto, tutte le informazioni. Ogni sezione è anticipata, introdotta da una sorta di biografia che introduce al tema, no? Allora, per me è molto importante davvero che voi possiate notare come Franco fa la serie del mare, dedicata al mare, in anni non sospetti, quando poi altri autori importanti, come dire, hanno ripreso alcune situazioni. Qua su Gimotto, tanto per non fare molto. Così come quando vedrete la sezione delle luci americane, sorpresi dalla luce americana, il titolo più importante, non si può non pensare al lavoro di Lorca di Corcia, che però arriva nel 2000, arriva molto, molto più avanti. Questo non è solo un problema di primati, non è solo come dire, mettere una bandiera con la bandiera per le conquiste. Devo dire che sono testimone di quanto Franco sia davvero generoso da questo punto di vista. E proprio recentemente, ma questo lo potete andare a vedere perché il web di bello ha questo, che non si può cancellare niente e quindi si può andare a ritroso. E se voi andate sul blog di Smargiassi, di Michele Smargiassi, La Repubblica, è un blog che si intitola Fotocrazia, basta che andate indietro di una decina di post e ne troverete uno che ha un titolo fortemente provocatorio e che è il più imitabile. E Franco, in modo molto generoso, ha rilasciato un'intervista all'inviato speciale di Repubblica, che tiene anche questo blog, dove appunto con molto candore, con molta semplicità, ma anche con altrettanta sincerità, dice: vabbè, sì, tutti mi possono copiare, io sono contento, però, come dire, non è quello il tema, no? Io ho fatto, diciamo, delle esperienze, ho tracciato, come dire, una linea abbastanza precisa dalla quale non ci si può dimenticare, no? È cambiato in un certo modo di fare il paesaggio. Quindi, come dire, non possiamo dimenticarci che quando Franco Fontana comincia a raccontare il paesaggio si deve confrontare con due realtà, secondo me, molto interessanti e alquanto contraddittorie. E la prima è un'Italia, che è il bel paese, no? Il paese più fotografato del mondo, che è rappresentato dallo stereotipo delle cartoline, appunto, quindi della bella fotografia, ma che non riesce ad andare oltre lo stereotipo. E a questo approccio cartolinesco, no? della realtà ci sono due scuole. La prima è quella del Touring Club, una scuola strepitosa, una scuola che vede impegnati i più grandi fotografi di paesaggio, di reportage, e Franco, come dire, ci passa attraverso. E dall'altra c'è la scuola più concettuale e più, diciamo, provocatoria per certi aspetti, che è quella che fa riferimento a Luigi Ghirri e a Viaggi in Italia, dove a un certo punto Ghirri invita un gruppo di fotografi per fare un racconto dedicato all'Italia, cercando di andare proprio a scardinare quei luoghi comuni e contro lo stereotipo della cartolina. Ecco, Franco Fontana si posiziona in modo, posso dirlo, assolutamente trasversale, infischiandosene in qualche modo dell'approccio intellettuale, lasciatemelo dire così, di Quinta Valle e di
intellettuale di Quintavalle e di Ghirri, eccetera, ma in modo, come dire, prendendo posizione, quindi andando a recuperare quella consapevolezza di cui parlavo prima, per cui fare le foto a colori è banale perché non lo fanno tutti, no? Perché i fotomatori fotografavano a colori. Ecco, quindi lui porta nobiltà a questa decisione di usare la pellicola a colori, creando davvero una nuova visione. Quindi è per questo che è importante andare a vedere quando vengono fatti i primi paesaggi, i primi paesaggi con le lunghe focali, con questa prospettiva schiacciata, con questa esaltazione del colore, con l'uso dei filtri che erano a disposizione di allora, che lo aiutavano in qualche modo a saturare i colori. Lui, Franco Fontana, è un fotografo che ha camminato moltissimo, è un grande camminatore, un po' come i cacciatori, magari sempre con la macchina fotografica, ma non sempre, però aspettando la luce, no? E sorpresi nella luce americana, è un titolo meraviglioso, perché lì davvero il tema della sorpresa, dello stupore, e lo potrete vedere nelle fotografie, è quello che poi realizza l'immagine finale. E quindi vedere dei luoghi, vedere quelle luci, vedere quello che succede, aspettare il passaggio delle nuvole, scattare anche delle immagini in sequenza che potrebbero apparire uguali, ma che sono profondamente diverse. C'è da dire che Franco Fontana nel corso della sua carriera ha fatto 400 mostre in giro per il mondo, ha fatto una quantità enorme di libri, è sicuramente il fotografo italiano più conosciuto nel mondo e ha fatto moltissimi workshop, anzi probabilmente molti di voi qua presenti in sala hanno avuto il piacere di lavorare con Franco durante questo workshop, e devo dire che anche qua con grande generosità poi Franco gli ha molto aiutato i suoi studenti che sono diventati quelli di Franco Fontana, eccetera, ma non c'è un fontanino tra di loro, nel senso che l'insegnamento di Franco non vado a insegnare, appunto, non è quello di replicare un linguaggio, perché è più imitabile, no? Tutti quanti lo possono fare, peccato che l'ha fatto prima lui, e lui, come dire, questo primato noi glielo dobbiamo riconoscere, per quello che vi invito davvero a guardare la mostra con attenzione e a guardare le date. So che Franco non ama questo, ma io vorrei farvi vedere questa carrellata di immagini perché in qualche modo vi fa vedere. Sì, ma se lo vogliono vedere sono ricordi, queste cartezze. Queste Andrea Cartezze che sono uno dei più grandi. Le cartezze. Da qui sono io nel deserto. Diciamo che poi di Franco tutti quanti apprezziamo questo spirito, questa ironia, questa capacità anche di prendersi in giro e sdrammatizzare sempre. E di sdrammatizzare e di stare in mezzo. No, questa qui a Venezia l'ho fatta qui, alla Fenice, prima che bruciasse con la soprano nera, Barbara Hendricks. Questa è con Gianni Maria Garbini, che avrete conosciuto tutti proprio in questa sala lo scorso anno, perché nell'occasione della sua mostra avevamo fatto il finissage con e lui è lui la prua della vita, 3 anni più avanti di me, di che sulla punta. Ma questa è stata ribaltata, mi spiace. Allora questo è Lucien Clerc. Lucien Clerc è l'inventore del Festival di oltre che un grande fotografo, attore che si è inventato questo pezzo. Questo è Douglas Kirkland, americano. Ve lo ricorderete per le famose fotografie di Beatrice. Mary. Questo è Bouba. Bouba è uno dei grandi fotografi umanisti francesi che insieme a Romy e a Duanot hanno in qualche modo occupato la scena della fotografia francese negli anni 60-70 e 50. Questo è tedesco, diciamo. Questo è Tennyson. Joyce Tennyson. Joyce Tennyson. Questo è Marco Faletti, Giorgio Faletti, lo scrittore. Che lui ha fatto
introduzione il testo al libro I paesaggi dell'anima. Questo è Sciamma. Questo sono io. Sì, foto. Questo è Barbier. Questo è Paolo. Questo è... Beh, lo sapete tutti lì. Questa è la moglie. Saluti. Questa è 5 Stelle. Questa è bella, sapete tutti chi è? La Gina. La Gina, non ho 83 anni, non mi porta male. 84 forse, del 27, 87, quanti ne ha? Questo è dai, il fotografo del... Questo è Giovanni Gaster. Questa è la tedesca. Ah, è famosissima. Allora, oggi chi sa la memoria? Questo è l'Artigue. È l'Artigue, 92 anni. Beh, un vero principe della fotografia. Questo è l'attore francese. Questo è Joseph Kudelka. Kudelka. Della Magna. Questo è Cartier. Sempre. Questi non so chi sono. Questo è Giacomelli. Questo è il grande Mario Giacomelli. Vogliamo dire che c'era sotto? C'è sotto, c'è una modella nuda. Perché io feci un pomeriggio corso lì a Senigallia, dove viveva. Una domenica lui è arrivato la mattina alle 9, è stato lì tutto il giorno. E la guardava come se fosse la Madonna. Questo è Rene Burri. Sempre un grande fotografo della Questo Madonna. È Saramur. Saramur. Che potete vedere in questi giorni a Gioia, c'è una grandissima mostra dedicata a Saramur. Queste Gaster, le Gaster e Schandler. Queste pure. E questa è l'opera che anche oggi, come si definisce dall'altra parte, allo spazio della Casa dei Preoci, la mostra di Sebastiano Saggiano. Vabbè, questo qua mi fa capire il ruolo di Uti nella vita di Franco. Deve sempre Cartenza. Ma c'è Newton, c'è Lars Nobaum, c'è diversi personaggi, il fondatore della fotochimica, Fritz Gruber. Questo è Wille Kerrec. E questo è William Klein, quello che fa la foto. William Klein e Wille Kerrec. Questo è William, no, questo è e Joel Peter Witkin, ecco quello che fotografa i morti. Pazzi, fotografa i morti, le morte, tutto. Questo è la ok. No, era giusto per darvi una carrellata, ma niente di. Insomma, niente di più. Allora, prima di far vedere quella che è la carrellata della mia vita, dato che non sono picco della Mirandola e non mi ricordo tutto, vi leggo un testo mio, no? Così leggendolo non me lo posso dimenticare, di quello che considero io la mia storia, la mia vita, la fotografia, no? E dico che per me la fotografia non è un mestiere né una professione, ma è la realtà della mia vita dopo gli effetti della famiglia e dell'amicizia. E quella scelta che mi dona la qualità della vita, e senza qualità la vita non ha nessun senso, no? Perché la vivo con entusiasmo e creatività, esprimendomi per quello che penso, testimoniando come pretesto quello che vedo e che sono, perché non è sufficiente guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere e capire con il pensiero per credere in quello che si vede. Fotografare è un atto di conoscenza, è possedere. Quello che si fotografa non sono immagini, ma è una riproduzione di noi stessi.
così come quando fotografo un paesaggio, è il paesaggio che entra in me e si fa l'autoritratto, tra virgolette, no? Per esistere al meglio autentificandosi, perché esiste solamente quello che si fotografa. Il fotografo si dissolve nelle sue fotografie, diventa lui stesso la fotografia e si annulla sempre davanti al soggetto che fotografa. La fotografia è ciò che facciamo di essa, e quello che fotografiamo non è quello che vediamo, ma quello che siamo, perché si scopre al mondo solamente quello che ci portiamo dentro, ma abbiamo bisogno del mondo per scoprirlo e testimoniarlo come volevo che fosse. Esiste nel fotografo quell'istinto che precede l'intuizione creativa per esprimere la sua fecondità e donare tutto se stesso in quel momento. Anche in fotografia, l'attimo che illumina e concepisce quello che vede è come un colpo di fulmine. La creatività non illustra, non imita, ma interpreta, diventando la ricerca della verità ideale. Che cos'è la creatività? Come prima impressione la definirei una presenza dell'intelligenza, una nota distintiva della personalità fatta di invenzione, emozione, fantasia, versatilità, agilità. Un pensiero venturoso che fa pezzi le regole, aperto a nuove esperienze, che cerca sempre nuove risposte, interpretando il mondo che ci circonda, che è fatto di persone, di paesaggi, di orizzonti, di cieli, di colori e di tante altre variopinte situazioni. Testimoniando e interpretando in modo sconvolgente, differente da quel quotidiano ripetitivo che si conosce, assumendosi la responsabilità dei risultati, perché la fotografia creativa non deve riprodurre ma interpretare, rendendo visibile l'invisibile. Citando Otto Steiner, che la creazione fotografica assoluta nel suo aspetto più libero rinuncia ad ogni riproduzione della realtà. E perché il colore? Bisogna far capire che la creatività con l'aiuto del colore, anche in fotografia, non è sinonimo di creazione arbitraria, ma di un movimento che genera vita e non sofferenza, con valenza positiva per tutti. Il colore è anche una sensazione fisiologica, interpretazione psicologica e emozionale, modo e mezzo di conoscenza, ed è per questo fondamentale soprattutto nella fotografia. Come diceva Paul Klee, il colore è un luogo dove l'universo e la mente ci incontrano. La forma è la chiave dell'esistenza, cerco di esprimere in fotografia, testimoniandola nello spazio, in correlazione con le cose coinvolte in esso, che non è ciò che contiene la cosa, ma ciò che emerge in relazione della cosa, che può assumere, che può essere un paesaggio, una persona, un albero, un automobile, un ambiente. Ecco, tutto ciò che ci circonda può venire ripreso per essere testimoniato con significato. Non si può conoscere l'essenza delle cose se si crede solamente che un fiore sia un fiore, una nuvola solo una nuvola, il mare, un albero solo un albero, un paesaggio solo un paesaggio. Vorrebbe dire che la conoscenza si limita alla superficie senza coscienza, senza capire la loro esistenza nel loro contenuto, limitando la loro verità e identità. Le fonti dell'arte sono l'entusiasmo e l'ispirazione. In una parola, la vitalità è una parte importante dell'immaginazione. Quelli che non immaginano amputano la parte creativa del pensiero, perché è più facile ragionare razionalmente che immaginare e creare, ma è solo immaginando che si può fare il giro in un giorno invece che in 80 giorni. Quelli ancorati al ragionamento sentono le vertigini davanti al cambiamento, eppure bisogna cambiare sempre per rimanere quello che si è, come fa la natura e che lo insegna. Se siete d'accordo, ma come dire? Nella stampa tagliavo quello che mi interessava, no? Non c'era per le leggere.
Casellano per leggere, di conseguenza vedete che Materica molto sgranata, perché è un pezzettino del fotogramma generale, poi qualcosa intende l'obiettivo, non ho avuto più di questi problemi. Tutte foto del 59, 60, 61. Queste Praga 67. Questa è Praga 67. L'aneddoto di questa è quando la feci, c'eravamo in due, no? L'altro che era con me, un fotomatore anche lui, ha fatto tutto il panorama generale. Perché quando io dico agli allievi che voi non dovete andare a cercare, dovete andare a trovare, vuol dire che sapete già quello che dovete fare, no? Come cerchi non c'è anche niente, perché andare a cercare è come andare senza sapere dove. E capire dove devi andare che è importante, perché prima o poi quando l'hai capito ci arrivi. Questa la mandai a Nikon un photo contest in Giappone, che c'è ancora questo concorso, ma fu rifiutata, totalmente rifiutata. Questa è fatta, non so quante copertine è fatta nel mondo, a partire dalla parte di Frankfurter Allgemeine, dalla copertina del timeline, l'annuario dell'80, quindi ne avevano foto, l'annuario. Per dire, siamo sempre lì, quando una giuria vi boccia non vuol dire niente, un'altra giuria vi prende. Queste sono foto del 73, qui a Lidi di Spino. Questo è il paesaggio, quasi tutta Puglia Basilicata. Questo ha fatto anche l'ingresso della mia personale al Tokyo Metropolitan Museum ed è esposto in 5 pezzi in permanenza. Poi è stata utilizzata poi anche per pubblicità, per fortuna che l'utilizzavano, perché gli unici soldi che arrivavano erano dalla pubblicità. Chi comprava le foto 30 anni fa? Io mi ricordo una foto in una mostra, non mi ricordo dove, vede un professore al mattino, non sono in vendita, adesso in vendita, me le compro, vengo con mia moglie. Pomeriggio è arrivata con la moglie e fa, vabbè, sono belle ma sono foto. Vabbè. Ma quello che vedete, quello che io ho registrato, quindi sono tutte verità, verità, quando dicono le foto di Fontana sono astratte, no, non sono astratte, è l'interpretazione, è il mio pensiero che cerca di astrarre le cose per renderle visibili in un modo differente. L'astrazione in fotografia non esiste, perché l'obiettivo, anche se il fotografo è un angolino bianco, rosso e giallo, è sempre un pezzo di verità, no? L'unica parte totalmente astratta è nella pittura. C'è una tela bianca, non c'è niente, qualsiasi cosa che ci metto è inventata. Quella è l'astrazione, non la fotografia. La fotografia rimane comunque sempre la verità, perché l'obiettivo esiste un fatto di verità. Questi sono i paesaggi. Allora sono, è la prima cosa che è emersa del mio lavoro, verrà pubblicata in tutto il mondo, no? Poi utilizzata, questi qui i giapponesi l'hanno utilizzata, non so per cosa, perché se c'è una giapponese questa fu pubblicata nell'80 nel Newsweek, che per me fu una sorpresa importante, no? Il Newsweek è in tutto il mondo, no? E questo chi è che l'ha scritto? Questo Michael Anderson diceva che la mia è una fotografia di cultura europea, no? Cioè rinascimentale, diciamo. Chiaro che non sono fotografie d'Italia culturale prima, sono italiano dopo. Vai avanti, perché non va più avanti. Scusa. Ecco, l'ho saltato. Vabbè. Ah, è questo. È salto una foto, però non è lo stesso. Niente. Cioè cancellare per le leggi vuol dire che alla fine non la materia prima è a disposizione di tutti. Cancellare vuol dire che con un pezzo di marmo è uguale per tutti. Cancelli il superco, poi c'è chi fa un cosa cenere, c'è chi fa la pietà. Come l'alfabeto di 22 parole a disposizione di tutti, non c'è chi scrive Buon Natale, chi fa la Divina Commedia. Cioè, non è che la materia prima è un'esclusiva solo, è un'esclusiva di tutti. Poi ognuno interpreta e si esprime per quello che è. Allora qui, cose del genere, perché è venuta scura, no? Perché il fotomatore non si preoccupa del perché l'ho fatta, si preoccupa come ho fatto a farla, cosa che non si preoccupa in nessun'altra disciplina artistica, no? La perché dello scultore, che cosa ha usato, che scalpello, che pennello. In fotografia, dato che la disciplina artistica
più difficile da realizzare, più facile da fare, perché la macchina fotografica, la scimmia, se gli studi di fare il ritratto con la matita, non te lo farà mai. Ecco lì, la fottuta della macchina fotografica, capisci, che lo possono fare tutti. Siamo tutti artisti. Allora, vedete questa fascia nera, non è che ce l'ho messa io. Quando c'è qualche nuvolo in giro, ti aiuta. Perché io ho 5-6 foto di questa qui. Una volta è scuro in giallo, una volta è scuro in verde, capisci? E in questa occasione ho scelto questa perché era quella che mi identificava in un volume così, come aureo, no? Con un equilibrio perfetto. Qui la nuvola non c'è mica mica io, e le nuvole viaggiano, irripetibili. C'è delle nuvole che si ripetono, vorrei morire il giorno che si ripete una nuvola come si ripete un'onda sul mare. È tutto un mutamento nella vita, non è che tu fai il reportage, lo scappo, l'attimo che scappa, scappa anche quando fai un paesaggio, tu fai un paesaggio, ci torni un'ora dopo perché pensi che non l'ha fatto bene, non è più quello, perché l'emozione che ti era fatta fare la prima volta non la rivivi la seconda. Vabbè, questa è la copertina che fece la Natura nel 2012, quello della domenica, quello che c'è anche oggi, no? Allora volevo solo foto di inediti e io mandai la foto che non era inedita senza accorgermi che preferivo a quella, però mi hanno detto ma c'hai così grande difficoltà, anche era giovedì e dovevo sostituirmi, no? Ho detto perso il treno, no, non hai perso il treno, mandamela anche fra 2 anni perché sei inedito. Questi monti l'hanno in una foto esaurita nei collezionisti, no? Questa qui molti l'hanno comprata pensando che fosse il mare, invece neve. Questo è un lavoro che ho fatto con Mario Schifano, il pittore, uno dei più belli firme del dopoguerra, no? Allora un gallerista italiano si è messo d'accordo con Schifano, Schifano gli piaceva molto i miei paesaggi. Allora abbiamo fatto 120 su un foglio da 70-100, io ho attaccato la fotografia e poi l'ho mandata a lui, ha fatto il suo scalocchio. Allora ne ha mandate 100 il gallerista, ma dato che lui non amava il gallerista, no? Perché sai, i galleristi lo sfruttavano a destra e a sinistra. Allora mi telefonò un giorno e fa, le 20 che c'erano in più sono le più belle. C'erano qui 10 per te e 10 per te, via, non ci sono mai andato a prendere. E vendono $8,000, no, 8,000, vabbè, quello stesso. Vedete qui, sono andato 1000 volte io da quelle parti, adesso non ci torno più perché andare a fare Franco Fontana non mi interessa. Andare a fare quello che so fare, quindi l'impiegato di me stesso. E questa parte qui l'ho fotografata in diverse situazioni, in diverse stagioni, no? Questa è l'unica foto di paesaggio non italiana, questa è fatta nel South Dakota. Questa è Italia, sì, è Sud. Sud. Sì, poi sono state utilizzate in diverse situazioni. Quando dico che la fotografia è cultura come tutte le arti, no? Quando uno va in giro e mi dice, eravamo in Provenza, e abbiamo detto, se c'era Franco, abbiamo visto i tuoi paesaggi, che li ha fatti vedere? Io? No, li vedevano in un altro modo, no? Ho identificato e hanno visto, abbiamo visto i tuoi paesaggi, se c'eri tu, chissà cosa facevi. È come una foto alla Cartier Bresson, una foto a Edmond Newton, no? Cultura in questo senso, che ha identificato un modo di vedere. Come si vede? C'è molta luce. Io consiglierei di spegnere. Stiamo abbassando un po' le luci? Non si vede niente. Per chi è la vetta delle luci? Non c'è. Ecco, ecco. No. Grazie. Insomma, meglio. Questo è lo stesso paesaggio di prima, eh? E io ho detto, sembra un elefante. Io è lo stesso, vedete? In un'altra stagione. Stesso anno.
mutamento, no? Quando una cosa in natura non si muove più è perché muore, l'albero cambia continuamente per rimanere quello che è, il giorno che non cambia più se ne va. E perché dico sempre agli allievi che bisogna rimuovere la memoria, perché la memoria ti aiuta a conoscere che lui si chiama Dennis o per andare a casa. La rivoluzione, la creatività non è memoria, no? È entrare in un mondo immaginario che non è quello che si conosce. Ma questa è la vista in giuria americana. Allora, questa qui è Pompidou, 1981. Ah no, i paesaggi sono quelli che mi hanno portato dappertutto. No, volevo farvi vedere una differenza. Questa è una foto di Gursky, gestito da banchieri ebrei americani, costa 4 milioni di dollari. Non ha senso. Non ha senso, la fotografia è chiaro che non deve costare niente, ma non deve costare neanche 4 milioni di dollari. Ma ragazzi, esiste una matrice che è il negativo, no? E allora la speculazione solo 10 copie, in formato 5 metri per 3, destra e sinistra. Allora quando io ho visto questa, con questi orizzonti, io li facevo 30 anni fa, però io sono Fontana, non sono Gursky, e non ho i banchieri ebrei che gestiscono. Ma è così. Questo qui è del 1980. Questo ha fatto anche la perfina delle arti di Naili. Questa ha utilizzato il Corriere per pubblicizzare la lettura. Questa un'istituzione di ricerca oncologica, vuole bene la vita. Ecco, questa delle due nuvolette, non ce l'ho mica messa io le nuvole. Io ce l'ho uguale identica, senza le nuvole. Lì, nei libri che ci sono lì, c'è quello con scritto Skyline, pubblicato nel 1978, edizioni tra due francesi e un italiano, tutte esaurite, l'hanno ristampato e c'è la foto senza le nuvole. È stata fatta 10 minuti dopo. Le nuvole non è che aspettano me e si mettono in posa, no? Ok, dopo un minuto non erano più così, sono irripetibili, come ripetibile la vita. E quelle sono state stampate e pubblicate in tutto il mondo nel 78, quindi 78 il computer l'avevo detto. E io non ho mai queste foto qui, non le ho mai fatte da solo, di fianco a me c'erano altri 3 o 4 persone, no? Andavamo a fare i giri in Puglia Basilicata e queste persone non erano, erano degli addetti ai lavori, no? Gente che aveva avuto medaglie nei concorsi, medaglie dappertutto. Come davanti a questa cosa, forse questa foto l'ho fatta solo io, perché? Perché avevo trovato quello che cercavo, cioè era già dentro di me, no? Sì, ma cosa vuoi fare domani? Hai un progetto di cosa voglio fare domani? Non mi alzo mica per fotografare le bottiglie, no? Quello che viene, viene, l'ispirazione quanto canta, nel caso, la tengo in considerazione perché il caso, una volta capito, diventa un fatto, diventa un lavoro. Ah, questa me l'ha chiesta Dario Fono. Ah, che bello, dai, dammela che ci faccia, poi io non ci sono più, c'è solo lui. A Franco, con tanto affetto. E queste poi sono state utilizzate anche per riviste d'architettura, di... questo di questo ha fatto la sequenza stagionale. Come questa. Questa vedete c'è un muro bianco e un muro rosso, non è che l'ho pitturato io di bianco, no? Questa è l'Accademia Militare, la Cavalleria, e ogni 20-30 anni
danno la calce per disinfettare tutto, no? E lui diciamo lì era bianca, l'ho fatta bianca. Questa è la foglia, questa eravamo a Baia delle Zagare in Puglia, no? Allora è fatta dall'ascensore, sì, ma ci piace solo con l'ascensore, è un hotel a 5 stelle, no? 1970 e inaugurarono quell'anno lì l'ascensore. I proprietari, che hanno anche loro 40 anni di più, mi continuano a telefonare, venga qui, no, ospite, destra, sinistra, destra, sinistra. Perché? Perché questa foto è stata utilizzata dal Ministero della Cultura francese per la diffusione del pensiero. Perché questa è una foto di pensiero, non è una foto che illustra. Non è che i francesi l'hanno presa per far vedere il Gargano. Io potevo dire, l'ho fatta in Giappone, va bene, no? Quindi il pensiero, capisci, a 360 gradi. E per quello che non sono un illustratore. L'Associazione per la diffusione del pensiero francese, i francesi che hanno le donne più belle, il pane più buono, i letterati più bravi, però hanno delle attenzioni nei confronti della cultura, io ho avuto più soddisfazione all'estero che in Italia, senza problemi. Io ho fatto prima di avere un'istituzione così in Italia per merito suo, io ho fatto un personale al Museo Carnevale, al Museo d'Arte a Parigi, a Marsiglia, insomma, all'estero ho fatto di più che qui, ma non solo io, tutti gli italiani. Ma non solo, tutti gli italiani, nella canzone, Burri, il pittore, se fosse stato americano, avrebbe avuto altro che quello che ha avuto in Italia. Ma è così, no? L'altro giorno prendo la stampa, ci sono 7 pagine su McCarry, Steve McCarry, il fotografo. Avete mai visto la stampa che fa 5 pagine, so, su Giacomelli o su Gardini? Non esiste. Chi è il Beccaro? Lasciamo perdere. Senza togliere niente Beccaro è una gara. Il servilismo. Questi sono gli orizzonti dei mari, come ha citato lui. Io i miei mari sono del 72, 75, 80, no? E su Gimoto, bianco e nero, li ha fatti 10 anni dopo. I suoi costano 100.000 dollari. Siamo sempre lì. Ma io sto bene così, non ho bisogno di mangiare 20 polli al giorno. Questo è Comacchio. Questi lavoro sulle ombre. Questa, per esempio, il cancelliere tedesco Helmut Schmidt, l'ha utilizzata per il libro della sua vita. Non lo so perché, perché il tedesco non lo conosco. Non sono stato a causa durante la guerra. Gestita, no? Questa è mia moglie perché potevo stare lì tutti i giorni e non passava nessuno. D'altronde il cinema che la settima arte è tutto gestito. Vabbè, questo è uscito adesso in Aumia, ha utilizzato questa foto. Questa è fatta a Marrakesh. Anche questa è fatta dal 15 giugno dell'82. Ha fatto la campagna della Swissair e quando l'ho fatta non ho mica pensato per la campagna, no? L'indotto. Qui erano in Kuwait. Qui la campagna della Fujifilm, ma hai usato la Fujifilm della mia vita. Infatti si crede solo in quello che si vede. Se lo conta niente. Sì, non è. Capisci che uno a caso vede che questo è fatto con la Leica. Sì,
questi colori, è chiaro che li ho trovati là, non li ho trovati a Firenze o a Venezia, no? Cioè il paesaggio urbano era una cosa maturata dentro di me, perché se lo vedete come il paesaggio naturale, invece di essere delle campiture di grano, cioè e lì ho trovato quello che cercavo nel paesaggio urbano. Anche su Venezia ho fatto un libro su Venezia che si chiama Presente veneziano col testo di Achille Bonito Lino, introvabile, perché ho fatto più di 20 anni fa. E anche Venezia non è facile fotografare, è come fotografare la Gioconda, la devi violettare, no? Reinventare. Infatti il mio libro sulle Venezia è tutto blu, scuccio, è tutto molto inventato, è Venezia ma interpretata. Vabbè, questo, quando ho fatto questa Fenix eravamo in tre, gli altri due non l'hanno neanche considerata, eppure ha avuto una sua bella storia. C'è stato un periodo che i francesi alle 8 primo del telegiornale, quindi nel punto massimo di audience, proiettavano una foto, un minuto per la fotografia. La fotografia è stata scelta da critici, in questo caso della serie Daniele Sardà, e la facevano commentare da un musicista, non da un critico, no? E qui c'è il commento del musicista. Poi, nei giardini del Lussemburgo, hanno messo le 100 foto del secolo, di me hanno scelto quello. Poi c'era Berengo Gardini, italiani, Scianna, insomma c'era Giacomelli. E Giacomelli. Anche anche Franco Bolo, vedete, con la Camera dei Deputati, se non ho mica pagato la multa. Dice il titolo, eh? Io li ho fatti per divertirmi e li ho da tutto il mondo. Vedete, Cuba. Singapore. E mi sono divertito a fare 10 francobolli e mi sono divertito di andare in piazza con 40.000 cartoline e come andavo io in giro. Ma infatti ne ho portati qui ieri 20, che chi voleva la firma sul libro ci metteva anche il francobolli con titolo. Ho dati via il quarto d'ora. Vabbè. Sempre presa giù qua. Questo è un murale, sì. Sì, la parete è piatta, poi il murales ti crea questa prospettiva immaginaria. Noi abbiamo fatto la cosa importante in qualsiasi cosa che uno faccia, è l'identità, no? Allora, l'identità significa nel farsi riconoscere in quello che fai. Allora, uno può dire foto di Fontana, non me ne frega niente, ma nello stesso tempo dice che foto di Fontana, perché ha già dato quello che devo avere, no? E come dice, le foto di Cartier-Bresson non me ne frega niente, cosa gliene frega Cartier-Bresson? Che tu non gliene freghi niente. Se voi mangiate una mela e non vi piace la mela rimane una mela, il problema non è della mela, no? I miei allievi li hanno diventati delle mele, qui non preoccupatevi. Io le prime volte che esponevo, non so, qualcuno stavo male, no, che non mi è piaciuto, adesso non mi frega più niente. Cioè anche se metà della platea si apre va via perché si annoia, il problema non è più mio, no? Per esempio questi, io sono tornato, l'ultima volta che sono andato in America per una mostra a San Francisco nel 2009, sono tornato là, no? E sono rivisitato quei posti. Non mi hanno filmato più niente, cioè ho fatto qualche scatto come li facevo 10 anni prima, quindi basta, non ci torno più. E come, non vado più in Puglia, cosa vado a fare in Puglia? Vado a fare quello che so fare, mi date 30 scatti e sono 30 scatti uguali a quelli di 30 anni fa. Quindi faccio un dettaglio di quello che sapevo fare, finiti il rischio. E se finisci il rischio, finisci il gusto della vita, perché la sicurezza è la morte, il rischio è la vita tutti i giorni ti fa delle domande, devi correre il rischio di rispondermi, andarci fino in fondo, negativo o positivo, e attraverso l'assieme delle esperienze che si identifica. Perché uno una volta, nel 79,
ha detto, sai, ha pitturato tutti i marciapiedi di rosso. Sì, ha pitturato i marciapiedi di rosso e ha fatto la foto. I rossi in America è vietato il sosta, no? E c'è stato uno che ha detto, sai, ha pitturato i marciapiedi di rosso. Beh, ma magari io potessi pitturare quello che mi pare, come faceva Antonioni nei film. Faceva la casa gialla, la casa verde, adesso lo posso fare col computer. Però ormai non lo faccio più perché le ho già fatte davvero. Questa qui, quando ho fatto questo lavoro in America, la Mercedes, la concessionaria, l'agenzia della Mercedes di Stoccarda, mi chiese di fare una campagna per la Mercedes, fotografica, no? Allora, dovevo andare a Stoccarda, insomma, una valle l'altra, io avevo mandato le foto, volevano conoscermi, insomma, quel giorno lì all'aeroporto di Linate c'era un temporale della Madonna, non sono partito. Ho perso il lavoro. Loro sono andati là sullo stesso posto, vedete? A fare le foto, ma non hanno capito niente. Non hanno capito niente, perché fare e rifare. Ha portato la macchina davanti alla vetrina e che cazzo. Vabbè, questa è una mandata pubblicitaria della Fiat, hai visto che hanno fatto la campagna dove è andata così. Le Mercedes non avevano un cattivo cliente, no? Ma le ho fatto Fiat, Volvo, le ho fatte le campagne pubblicitarie dove stufano. Anche lì ho pitturato tutto di rosso. Questo è stato così, un lavoro sulle autostrade, ha avuto il suo riscontro. Parentesi, sempre per collaudare, per andare a rimuovere le foglie secche. Questa che l'ha comprata la sua madre, no? La grossa rivista americana, e mentre sfogliava il portfolio, mi ha guardato e fa, ma perché non ha fatto il pittore? Perché mi hanno mandato i salesiani. Due anni. Vabbè. A fare gli esercizi spirituali, mi mettevo davanti a una colonna e sono stati 20 minuti. Per diventare me stesso. Questo è il lavoro su anche gli asfalti, vedete, lo stile è quello, perché sono come le campiture del paesaggio urbano, sono come le campiture del paesaggio naturale, cioè il mio modo di vedere. È un modo che conta, ognuno conta per uno e quello è il mio contare per uno. Anche qui ho lavorato in curva, fare il rosso è stato difficile. Quando è bagnato, vedi i colori come sono brillanti. Vabbè. Perché la fotografia è tutto un pretesto, no? Un pretesto, c'è cioè un pretesto. Ecco, poi quando faccio vedere i nudi, faccio vedere la licenza che ha la pittura dei nudi che non ha la fotografia, perché quando dico che la pittura è sempre comunque astratta, immaginaria, perché va inventata, non c'è niente da fare. La fotografia registra, se io mi facessi vedere una foto così con questa gamba aperta, mi date subito del porco, del pornografo, no? Invece questo è il museo di sera a Parigi, la può guardare i bambini, non è legante di loro 18 anni. È la nascita del mondo, dico, beh, è lì, copertina, panorama. Questa è sul museo, sul Duomo di Modena, Duomo del 1100, no? E lì a gambe aperte, e la possono guardare tutti. E non è una casa intollerante il Duomo di Modena, Questa qui è la mappa desnuda di Goya, un manifesto. Lì in fotografia sarebbe stato censurato immediatamente, o no? Ed è lì per la fiacca come non l'hanno fatto. Queste invece sono le foto che ho fatto vedere, un video fatto in nudo che non ha avuto molto successo perché è un nudo classico, no? Rinascimentale se vogliamo, non ho mai offeso le donne. Se andate a vedere i nudi di Araki, cioè anche i nudi sono più da edicola che museali. E questo è il lavoro che l'hanno pubblicato in tutto il mondo, non sulla piscina, non ci sono i volti perché è un omaggio alla donna, le forme delle donne e anche quello lì dell'osservatore romano quando ho letto l'eretico dei fossili, l'eretico perché ho fatto dei nudi.
BCC per i corpi rispettati per dare bellezza. Ed è un paesaggio, il corpo della donna è un paesaggio, ma i miei corpi, i paesaggi miei, perché hanno la sensualità, perché sono come delle donne, feconde. Difatti la terra è feconda, è più femminile che maschile. Questo è un caricaturista francese e mi fece questo, no? Quando ho visto il libro, e questa me l'ha fatta Altana, oddio il Fontana. Altana, lo sapete, è straordinario, è il migliore che abbiamo in Italia. Poi esiste un libro anche in giapponese che si chiama Blu. Questa è la copertina di una rivista francese. Questa è fatta da Arles, no? Questa è interessante perché c'è questo graffito sul marmo e tridimensionale, diciamo, cubista, non c'è di davanti e di dietro. E hanno fatto anche una campagna per la canna, con sole di dietro. Perché l'hanno fatto in Giappone. Questa è una serie di dischi con i miei nubi. Vedete che i nubi sono, offendono qualcuno qua? No. Perché se offendono qualcuno è perché il male dentro di lui non è quello che vede. Il male non sta nelle cose, non sta dentro di noi. Questa è una chiesa gotica di San Gargano. È interessante perché non è gotica, no? Come... E questo l'ho fatto durante un corso di fotografia, dietro di me c'erano 20 allievi e uno di questi ha vinto diversi premi con questa foto, ma non l'ha fatta lui, l'ha fatta lì. Cioè, l'ha fatta, cosa ha fatto? Ha ripreso come andare a fotografare la Gioconda e vincere dei premi. Ecco questa, ricordatela, perché quando vedremo quelle altre... Hanno detto, hai cambiato stile, non ho cambiato stile, perché questa è viva, nelle altre non sono vive. Questa è viva, no? È la stessa cosa, eh? Io ho fatto un lavoro su Staglieno, che si chiama Vita Nova, quando mi hanno dato l'incarico di fotografare il cimitero, no? Il primo giorno, tombe fiori, Staglieno è un monumento dell'umanità, no? Per l'UNESCO. Chi non l'ha visto gli consiglio di andare a vedere, perché è una cosa indimenticabile. Il secondo giorno, quando ho trovato queste cose, ho trovato quello che dovevo trovare, che faceva parte del mio modo di vedere, non è come quell'altro che avevo fatto prima. E ci sarà la mostra di queste, un testo di Cela, a ottobre, a Palazzo Ducale di Genova. E si chiama Vita Nova, perché qui non c'è la vita, non c'è la morte, c'è la vita. E quando ho esposto alle prime 10 di... per l'anniversario dei cimiteri monumentali europei, la Repubblica ha fatto una pagina con scritto Franco Fontana ha trovato l'amore e Sport River da Staglieno. Più erotiche di queste o no? Non mica l'ha fotografata su Playboy questa. C'è la vita. Vedete la morte o la vita? Storia dell'altro mondo. E poi ho fatto sempre per rimuovere, no? Rimuovere vuole dire che dentro di noi abbiamo tutti dei terreni incolti, e i terreni incolti sono quelli che aiutano il cambiamento, perché i terreni già seminati li conosciamo. Il terreno del paesaggio, il terreno che ho seminato e ho già fatto il raccolto. Devo andare a cercare il terreno incolto per il cambiamento. Senza cambiamento non c'è crescita. Queste sono foto del 83, che la gente la fotografava un po' dell'83, no? E qui in America ho trovato la solitudine, e l'ho chiamato anche prima del paesaggio, la luce americana, la solitudine di gruppo, perché devi sentire la solitudine, no? Come la trovano in America, la trovano la solitudine, fanno solo dei parti, e non conosci nessuno, se ne dà come un deficiente. Questo è un debito per fotografia.
queste un po' iperrealiste, cioè con la post-produzione ho cercato di scandalizzare un po' la figura per renderla più, cioè iperrealista, più vera, no? Più cosa che in diretta fotograficamente non si riesce a fare. Comunque anche il computer non è che c'è il tasto per diventare Picasso, no? Sì, perché quelli che dicono, l'ha fatta col computer, non dico delle mie normalmente, beh, l'ha fatta col computer, che lo vuol dire? E come se va a vedere la mostra lì, tanti persone che dicono cosa hai fatto con la macchina fotografica, allora lo faccio anch'io. Il computer non fa niente da solo. Guschi, quello che costa dei milioni, è tutta post-produzione. Ma anche se andate a vedere la mostra di Salgado è post-produzione. Perché fortunatamente, capisci, il progresso ci porta a crescere. Debutta sempre come una bestemmia, adesso qui, adesso là, con la luna ci sono andati facendo i conti con la matita, no? Ma sì, venga. Certo che io, sai, la mia generazione non è quella dei computer, io non lo so neanche, eccetera. Le macchine fotografiche digitali vengono, per fortuna che ci sono, ma se io spingo un menu non lo tocco neanche, mi annego subito. Io uso la digitale come se avessi dietro un analogico, la metto in programma e fine, ti schiaccio. Questo è uno dei miei ultimi lavori, commissionato, che mi hanno convinto giorno e notte, a fare un lavoro sugli handicappati. Gli handicappati non è andato a fare Miss Italia, ve lo dico subito. Dai, vabbè, mi hanno convinto. La notte prima a Torino non ho dormito, perché cosa vanno a fotografare, perché tutti capisci, il maestro gli danno da fotografare questo e penso che tu faccia un capolavoro. Allora arrivo là al mattino a Palazzo Madama, c'erano 20 in carrozzina, anche giovani, magari in incidente, donne truccate, mi ricordo una bionda, occhi azzurri, e vedo uno che attraversa la piazza tutto scarlaccato, a dire quello dei nostri, sì, dei nostri, va bene. Allora cosa gli ho detto a questi? Voi non guardatemi, voi girate come se foste dei visitatori a questo museo, no? E sono andato 4 volte, no? La prima volta ho fotografato, insomma, cercavo un input per svolgere, tirare fuori un lavoro su questi, no? Comunque il libro fa poco tempo, sugli handicappati, con un testo bellissimo, il titolo è Bellezze disarmoniche. Costerà poco perché è sponsorizzato dalla Lavazza, sono 160 pagine a colori, cioè avrà fuori a 15-20 euro. E c'è un testo molto bello perché c'è i riferimenti, a questi c'è i riferimenti di 3.000 anni sulla bellezza, insomma, non ve lo spiego, se no è come andare a vedere un film che avete già visto, quindi lo dovete comprare. Questi qui, faccio vedere qualcuno, no? Perché ne abbiamo di meno. Ah, questa è così la parte divertente. Questo Pavarotti, che lo conosco, ho conosciuto quando aveva 15 anni, io e lui abbiamo sempre solo parlato in dialetto. Sempre. Quando gli ho fatto questa, no. Mi ha detto, ma hai fatto bello, ma troppe rughe. Ecco, della Casablanca, me ne tirano via tutte. Ma da morte era più bello che dovevo, perché ero uno specialista. Questo è Valentino, vedi che fa le corna. Ogni foto che facevo dovevo farla in Polaroid, lui la faceva vedere al maschio, i più bei ragazzi della mia vita, dormiti da lui, mi diceva sì, è bella, fatela fare. Questa è Anna Oxa, di quelli che ho fotografato, la più bella donna che ho visto. Non so com'è adesso, questa ha 20 anni questa foto. Questa che sembra Rita, ma davvero non lo era.
questa è la cosa, diciamo, la bimba, davvero non era bella. Però così vedete, è bella, eh? Fatto la copertina anche il venerdì di Repubblica. Questa è la Barbara Eden, quella che ho fatto qui al teatro, qui a Venezia, prima che si incendiasse. Questa è la premio Nobel, gentilissima, squisita, no? Quando il 29 nell'85 io lavoravo anche per Vogue America, mi hanno detto di andare a fare le foto, era novembre, andavo a casa sua, era buio, c'era poca luce, no? L'ho fatta sedere lì, è arrivata, vedete, tutta azzurra, le cavalato le sue gambette lì, con tutte le cose colorate. Lei come bellezza, aveva bellezza dell'anima, dell'intelligenza, di tutto, ma come bellezza fisica forse neanche 20 anni l'ha avuta, o no? La vanità, l'aveva come l'hanno i maschi, eh? Allora ho montato il flash e mi ha detto non mi fa le foto con flash, lui diceva se no la foto non viene, ma vengono le rughe, premio Nobel, vengono le rughe, perché lei non ha vinto il Totocalcio, lei ha vinto il premio Nobel, mi era venuta bene la foto, è morta 104 anni, 103. E qui ne avevo 85, penso. Questo è uno dei personaggi maschili più interessanti e più carismatico che ho conosciuto. Ho avuto un grande rapporto di amicizia con lui. Se pensa che quando andavo a vedere al cinema, non so, nei film con Marlon Brando, e destra e sinistra, che non hai detto che l'avessi un giorno conosciuto, siamo diventati amici. Questa era Daniela Poggi, un servizio per il venerdì. Questo è il figlio di Picasso, Claude, non ha problemi, ogni tanto mette un quadro e sopravvive. Questo è Tognazzi, Dio me la date, guai che me la tocco. Con Tognazzi, quando sono arrivato là, per fare il servizio c'è stato un incontro un po'... ho dato un minuto, ho detto a quella che era la sua assistente, senta, non è giornata, vado via, no, non vado via Fontana, sono come i bambini, stia qui, veda che si risolve tutto. E infatti alla fine, perché mi ha detto, devo andare via fra mezz'ora, devo andare via fra mezz'ora. Apre una bottiglia di vino, non mi dà neanche da bere, non mi frega niente. Poi si siede, fa cosa devo fare? Beh, dico, non so ridere, insomma, sei tu che vai in copertina, non sono io, è 2 anni che non so ridere. Insomma, poi l'ho convinto, insomma, poi è andata tutto bene, la foto bella è venuta questa, no? E poi l'originale c'era lui che ha telefonato Repubblica e l'ha voluta. Poi ci ho fatto di più di 2 ore, potevo anche dire di cavati nudo che si cavava nudo. Questo è Altman, il regista. Cambiava bene, questo invece l'ho mandato per il paese. Perché voleva la copertina del Manfred, è stato il primo che non fosse un tenore a fare la prima, la scala, no? E ha chiesto che gli facessi la copertina. Allora sono andato 2 o 3 volte a fotografarlo, non c'è mai stato il tempo, ho dato un minuto alla Cesare, dove c'è che mi pagava le spese, poi la copertina deve fare un altro, vero? Perché deve andare, non mi interessa, è un genio, è tutto quello che vuole, ma sono andato da Bologna a Perugia, 300 km, appuntamento alle 5, arrivo a Perugia e fa, il maestro sta dormendo, ah bene, sono molto contento. Allora, alle 7 arriva un'equipe della RAI, che doveva recitare Maria Costino, ha detto adesso c'è la RAI, ti saluto. Comunque esce lui, si presenta a tutti, la RAI tutti addosso, meno male gli ha detto prima Fontana. Allora cosa devo fare? Non so, andiamo in palcoscenico, la recita, come se io non ci fossi, io ti faccio le foto. No? Stava fumando. Vai nel palcoscenico, comincia a recitare Maiacoschi. 1 minuto, poi ho detto adesso basta perché fra mezz'ora recito e devo concentrarmi. Poi come adesso basta? Cosa pretendi che ti faccia? Portami le migliori a Milano. Vado a Milano. Vado là, il maestro dorme, si sveglia le stelle. Mi vede l'orchide col maestro. Poi vado lì alla scala, chiedi nel camerino, quando mi hanno detto venga alle 5, era là in mutande,
di quelle mutande tipo da partigiano del 1950, con reggicalze, no? Con i fiori, Camerino, gli do le foto, e mi ha fatto cara queste foto, vedi, sembra un Mefistofele, Napoleone, una miscela, nel cassetto, perché qui siamo a Milano, e questa sera lo sistemo a Milano. Ma cosa senti qui nel Camerino? Vedete, sembra l'odore di cimitero, ci sono i fiori, l'odore di cimitero, mi è saltato fuori al Camerino, odore di cimitero, venite a portare tutti i miei fiori. Con le foto, quando le facciamo, non ti preoccupare, vai nel palco reale, ti godi tutto lo spettacolo e poi ci vediamo poi a casa mia dove abitava. Va bene, ci vediamo più a casa tua. Tutte le volte il maestro dorme. Insomma, ho visto la prima dello spettacolo nel palco reale, me lo sono goduto e poi mi sono fregato. E poi non ho fatto più la foto, mi sono fatto pagare le spese e finita lì. Questa è la mensilega. Quando è venuto a Venezia, qui, io ho avuto l'incarico di fargli il ritratto. Allora, Palazzo Reale era super circondato, no? Allora c'era una specie di zoccolo con tutti i fotografi là, 30, 40, lì. Io ero dentro, assieme alla fotografa. La fotografa mi ha detto, vedrai, non riuscirà, la fotografa della Casa Bianca. A fare l'uscita e a fare niente, anch'io non riesco a fare niente, e aveva ragione, ogni volta che alzavo la guardia del corpo, e l'unica foto che gli ho fatto, che l'ho trovata dal tavolo di fronte a lei, quindi non c'era nessun altro, l'ha guardato e gli ho fatto la foto. Poi ho ritagliato la foto, l'ho inserita su un cartolino di Venezia, con anche solo buon Natale, e va bene, e ne ho fatte 10, portafoglio, ho mandato la Casa Bianca, ne hanno richiesto un altro e c'ho la lettera di Reagan che mi ringrazia. Vabbè, questo è Albertazzi, non vanno tante prese. Anche Albertazzi è un grosso rapporto con lui. Questo è Manfredi che dice come fai a fotografare le mutande, perché tutto quello che gli chiedono lo fa, è simpatico. Questo quando lavoravo per Repubblica ne ho fatti tanti, questa è la Nicchi di San Fallo, i tarocchi là, che consiglio a tutti di andare a vedere, ci ha messo 20 anni a farmi, adesso purtroppo non ce l'è più. Questo è 5 Stelle. Questo è un lavoro che ho fatto per l'Audrey Foundation a New York, sì, l'interpretazione con lo scalco della stampa di Audrey, questo è interpretato da Cristo. E poi l'interpretazione, questa è la pace, la cosa lì legata a un film della Hope, insomma tutto un lavoro di interpretazione che sono diventato. Questo è il lavoro che ho lavorato 4 anni per Born America, perché alla fine vedete, perché la fotografia è un pretesto, perché è un pretesto. Allora quello che fai devi essere capace di farlo. Non devi essere un professionista che si fotografare solo le automobili o i bicchieri. In questo caso facevo la moda e Vogue America non è una bella. E ci ho lavorato 4 anni. Io seguivo la location, venivo a Venezia, stavo una settimana a Danieli, la mia camera, la camera dei vestiti, la camera dei modelli, la camera dei stilisti. Addio, 24 ore su 24 in motoscafo, dove andiamo, la sera cena, andiamo a Murano, andiamo qui, andiamo là, ti pagavano bene, tutto quello che volevi, poi il Vado Unito doveva fare un contratto, il contratto consisteva che doveva avere un residence in America, con la telescrivente, con tutto per la salute, via. Sì, basta, non cambiavo la vita per vivere per Vogue America, anche qui vedete siamo in piazza, ho fatto numeri con 8 pagine alla volta per Vogue America. Nell'88, 87, 88. Questa era Frescobaldi, no? Sempre per Vogue, che si è prestata gratuitamente per fare un servizio con le cose di Valentino. Queste pellicce di coveri, no, pellicce finte, sì, no, non con gli animali. Questo nel porto di Tokyo, per un grosso stilista giapponese, sempre a Tokyo.
modelli erano tutti europei, anche se la Campania era per il Giappone. Insomma, qui a Venezia, fatti a Venezia, i dogi della moda che fecero la mostra a Palazzo Grassi. Questo è i jeans sul cratere dell'Etna, i jeans Levis. Questo per una marca tedesca. Questa è l'ultima campagna che ho fatto per Hermès, l'area di Parigi. Questo è un calendario della sua 6-6. Questo è un calendario fatto in Kuwait, per la banca qui del Kuwait. Questo è l'Alitalia 82, la Fiat, la Vespa, il calendario della Piaggio, Ferrovie dello Stato. Poi copertine ne ho fatte tante, per tanti autori. Questa è la Minolta, mai usata una volta nella mia vita. Questo per la Deutz, la Sande Deutz, calendari per i trattori. La Ferrari. Quindi, questo è dell'86, no? Quindi il computer non esisteva mica a livello amatoriale. Allora molti dicono che il cane di ceramica. Se fosse di ceramica, perché non va male, e io ho fatto sempre vedere che il cane non era di ceramica. Passato lì per caso con dei ragazzi, hanno cominciato a dire, ma e qui e là, state fermi, dai, state qui col cane, dato un minuto il cane se ne si posa. E solo un bassotto non andava bene, neanche un lupo, no? Andava bene questo che è come la scogliera. Difatti Enzo Ferrari, la proposta di Ferrari, fare 1000 copie di fotocopie poste, numerate, firmate, io le ho firmate tutti 1000 e lui solo 50 per infarire per quella gente lì. E niente, è stata l'esperienza con Ferrari, che ha regalato per Natale, io l'ho fatta gratis, avete dato le 20 poste che mi va bene, tutto un tubo con la mia firma, per niente. Non ti diamo niente, perché la Ferrari è prestigio, il cane vedete che voleva di ceramica. Questa è una Volvo, una Volkswagen, che non si doveva essere, non si doveva avere l'automobile, tutta roba di 30 anni fa, non solo le tracce. Questa per l'Universal Genève, non pagavano in denaro, pagavano con un orologio. Io sempre più caro, il catalogo, prendo quello d'oro, ha preso 2 anni ad altro, però un giorno è arrivato. Questo per un concerto dei grandi, che già questi personaggi manifestano, hanno fatto come questa mia immagine. Questo per Cadel Bosco, che mi ha dato solo delle bottiglie, non va bene. Questo mi ha fatto piacere perché è l'arte per la vita del Pompidou. Allora, in copertina c'è Michi di San Fan, nel retro di copertina c'è una mia Polaroid, ma non perché c'è un nome di Polaroid, perché c'è una fotografia e dentro c'è Picasso, c'è tutto e di più. Beh, questo mi piace perché Franco Fontana non si in Russia. Questi si manifesti, dimostri Londra, Parigi, destra, sinistra. Questo ho avuto un agente che era il nipote di Marlene Dietrich, Dieter Riva. Marlene Dietrich ha avuto solo una figlia, Maria, no? Che poi le memorie di Maria le ha dette in tutti i colori della mamma. Allora mi rompeva sempre il coglione, la nonna, detto la nonna, allora la nonna, fammi mandare un ricordo. Franco Fontana, Marlene Dietrich. E questi sono un catalogo dei miei allievi, no? Io faccio le mostre, questa è una bella così da Torino, a Mausoleo, oltre a fargli le mostre gli faccio fare il catalogo, lo spendo con una lira. E adesso la prossima mostra è venerdì prossimo al Mausoleo, al Museo Diocesano di Taranto, c'è Franco Fontana e quelli di Fontana, un piano per me, un piano per loro. Gente che ha fatto i corsi con me. Beh, questa è una rivista tedesca. Anni fa mi ha detto che è tutti i capelli neri. E questo è Pedro Meyer, che è un grosso fotografo messicano, che mi ha fatto la tomba. Ha fatto pari
creditivo questa prova. Vabbè, questa è la frase due volte da utilizzata a Basel, che è la più grossa fiera d'arte del mondo. Non una, due, si vede, una nel 2006 e una nel 2010, si vede che mi era piaciuta. Questa è la verità di Picasso. E questa vi ringrazio che mi avete dato il vostro tempo e io ho scambiato il mio con voi. Perché è il nostro capitale dell'uomo, perché anche chi non ha niente il tempo ce l'ha. Chi vi dedica tempo e non si recupera il tempo, tu parli un minuto e non te lo restituisce neanche l'eternità. Quindi siamo qui e ci scambiamo questo tempo, io sono felice che siate venuti, vi voglio bene, buona fortuna a tutti, continuate a continuare.